Domenica 17 agosto, un cittadino riminese è stato ricoverato in pronto soccorso per intossicazione dopo aver mangiato un esemplare di fungo dell'olivo. Nel 2014 è stato il secondo caso riscontrato dal personale dell'AUSL, lo stesso numero di casi del 2013. Nel 2012 erano stati 15, con 33 persone intossicate. Per prevenire episodi di intossicazione, l'AUSL ha predisposto 3 sportelli micologici, aperti dai primi di settembre fino a novembre, termine della stagione di raccolta dei funghi. Uno a Nova Feltria, lo apriamo normalmente il lunedì, il mercoledì ed il sabato mattina dalle 8 alle 9, ma se c'è bisogno andiamo anche fino a mezzogiorno. Lo facciamo a Rimini il lunedì pomeriggio ed il venerdì pomeriggio, Riccione il lunedì pomeriggio ed il giovedì mattina nel quartiere Fontanelle, a Rimini invece presso l'USL. Gli esperti micologici sono però già a disposizione della cittadinanza in un'estate piovosa che ha favorito una grande produzione nei boschi dell'Alta Valmarecchia, sul Monte Pincio e nella zona di Botticella. Sono usciti fuori anche dei funghi nel periodo di agosto, per dire fine luglio-agosto, che normalmente crescono nel periodo autunnale, tant'è vero che noi siamo stati contattati da diversi raccoglitori chiedendo: ma è possibile che ci siano le trombette dei morti adesso? Sì, per forza, perché alcuni funghi hanno una stagionalità di crescita, però se si creano le condizioni climatiche uguali, loro non è che hanno il calendario, quindi possono venire fuori. Attenzione però ai funghi velenosi, ci sono alcune sottospecie di esemplari che sono commestibili, altre no. Il consiglio è quello di rivolgersi sempre allo sportello micologico e di cuocere i funghi alla giusta temperatura. Se si dà una scottata, non è una vera cottura, quella è una scottata. Invece bisogna portare l'alimento a 75 gradi a cuore del prodotto per alcuni minuti, mentre invece se noi li cuociamo così alla griglia o in padella praticamente non raggiungiamo una temperatura tale da far eliminare queste tossine termolabili.